Questa è Murano Calabro, è un paesino di circa 4.000 abitanti, si trova nella provincia di Cosenza, a nord-ovest, ed è definito uno tra i 50 borghi più belli d'Italia. Questa è la parte storica, è costruita su un colle di circa 700 metri, e poi c'è la parte pianeggiante. È un paese che si trova alle spalle del Pollino, il Monte Pollino, alto circa 2000 metri. Un paese di origini medievali, anche una storia importante, delle chiese del XVI secolo con alcuni affreschi, statue in marmo, il Polittico del Vivarini. Le riprese che io sto facendo sono da una piazzetta antistante dove c'è il convento dei padri cappuccini. Siamo tempo estivo, nel cuore dell'estate, ed è bello questo panorama mozzafiato, sia guardando il borgo, le case, i tetti, il castello di origine normanna, e sia anche osservando le alte montagne. Sono veramente c'è una visione naturale da contemplare. E Murano Calabro, sentiamo adesso il suono delle campane, è mezzogiorno, ricordano l'Angelus, la preghiera alla Vergine Maria, il corpo dell'Incarnazione. Questo paese è un paese dove non si differenzia da tanti altri piccoli paesi in collina, in Calabria, dove sono nascosti dalle montagne e indicano quando storicamente si costruiva per non solo fuggire dal mare, ma anche per ripararsi dalle invasioni saracene da parte degli arabi. E sono diversi questi paesini in Calabria che purtroppo adesso si stanno spopolando. Spopolando perché tanta gente emigra, i giovani sono pochi e poi perché i comuni fanno fatica a promuovere il territorio. Ed è un peccato soprattutto per la Calabria che sta subendo più di tutte le altre regioni, quelle meridionali, e sta subendo questa emorragia. Vengono meno delle risorse, soprattutto quelle giovanili, che potrebbero dare una nuova vitalità e vivacità al territorio. Io sto riprendendo, dicevo, questa piazzetta molto bella. Purtroppo poco curata e maltrattata da poi chi viene qui perché porta i cani, lascia bibite, lascia un po' di sporcizia, anche i mozziconi. Vedete, davanti a questo panorama suggestivo, poi non si rispetta l'ambiente, un'educazione civica che dovrebbe esserci nelle famiglie e nelle scuole sin da adolescenti. Queste sono delle riprese che sto facendo io con il cellulare per parlare della bellezza di questo comune e anche della gente che vi abita, cordiale, accogliente, molto, molto curiosa e attaccata alle radici, alle tradizioni. Si sente anche il suono, la serenata delle cicale.